Martedì 1 settembre. Luca 16, 1-8. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu, quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ecco, se leggiamo questa parabola che abbiamo appena ascoltato, con la mentalità di questo mondo, con la nostra mentalità odierna, legata agli schemi efficientisti, dove quello che conta è fare profitto, fare utile, ecco, effettivamente troviamo che quest'uomo ricco si comporta in un modo piuttosto strano con questo suo amministratore. Un amministratore che prima sperpera gli averi del padrone e poi addirittura lo imbroglia, facendogli perdere ulteriormente denaro, mettendo in atto dei condoni arbitrari solo a suo vantaggio. Eppure questo amministratore viene stranamente lodato dal suo padrone. Ecco, secondo i nostri criteri c'è decisamente qualcosa che non funziona. Ma il linguaggio delle parabole è un linguaggio che mira a spiazzare, che ci chiede di cambiare sguardo e cogliere così quella logica capovolta dell'amore che Dio prova nei nostri confronti. Una logica che in pratica è come se ci dicesse: ecco, io lo so che per te non è per niente facile capire questo mio modo di fare, però ricordati che quell'amministratore sei tu e tu sai di essere limitato. Ecco, però questo non ti deve subito bloccare. Tu inizia a camminare, non stare fermo. Dati da fare. Non importa se quello che fai non è perfetto e puro. Io sono con te, io cammino con te. E piano piano, se me lo lasci fare, ti aiuterò a purificare il tuo sguardo nei miei confronti e a cambiare l'immagine che ti sei fatto di me con un'immagine più vicina al vero. L'importante è incominciare a camminare così come siamo, non subito per andare al di là dei nostri limiti, ma con i nostri limiti, perché Dio non ha paura dei nostri limiti. Dio non ha schifo di noi. Ma spesso siamo noi i primi a non avere stima di noi stessi. E in questo potremmo anche aver ragione, perché in fondo sappiamo chi siamo. Però lo sguardo di Dio è lo sguardo di un padre che ci vuole bene. Non è uno sguardo subito giudicante, severo, ma è lo sguardo eterno di chi sa guardarti non semplicemente per come sei, ma per come puoi essere. Lui ci conosce meglio di noi stessi e desidera soltanto dischiuderci quello spazio nel quale noi possiamo diventare pienamente ciò che siamo, cioè figli amati, in un modo unico. Del resto, un genitore che cosa fa con i suoi figli? Certo, lui li accompagna, ma deve anche contemporaneamente lasciare che i suoi figli imparino la vita scontrandosi con i propri limiti. Solo così un figlio diventa se stesso, non la copia di un genitore, perché ciascuno ha il suo modo unico e irripetibile di esserci e di amare. E pensate un po', da questa nostra unicità Dio ha scelto di lasciarsi arricchire. Dio ci accompagna attraverso, non nonostante i nostri limiti, e ci aspetta nel luogo del nostro meglio. Siamo belli agli occhi di Dio, e questo bisogna che ce lo ricordiamo. Ancora buona giornata. E se volete ci vediamo domani.